I casi che sono occorsi anche a Vicenza hanno dimostrato come l'attuale normativa sia assolutamente insufficiente. Ci sono dei casi clamorosi, se ne ricorda anche fra i tanti quello di un ragazzo che è morto a causa di un altro ragazzo che circolava su una tangenziale contromano e in guida in stato di ebbrezza. Ecco, anche in quel caso lì non è stato previsto nessun tipo di forma di carcerazione e probabilmente a quanto risulta che qualche poca decina di giorni di arresti domiciliari sia il massimo della pena che ha sopportato il responsabile. E fortunatamente adesso è stato valutato qua al Senato questo nuovo reato di omicidio stradale, prevedendo un serio inasprimento delle pene, un inasprimento delle pene che è assolutamente doveroso, soprattutto nel caso delle guide in stato di ebbrezza. Noi come gruppo della Lega Nord siamo assolutamente per la tolleranza zero per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza. Chi ha bevuto non deve porsi più al volante e a nostro avviso poi, nel caso in cui venga provocata la morte, la patente non la deve proprio più vedere. Il famoso ergastolo della patente di cui tanto si parla. Noi siamo dalla parte delle vittime e riteniamo che sia doveroso che in caso di questi comportamenti siano puniti molto, ma molto severamente.